stati. Abbiamo fatto giocare male, diciamo così, abbiamo fatto giocare male una squadra che di solito gioca sicuramente delle partite migliori. Nel primo tempo le abbiamo messi un pochettino in difficoltà, non con le ripartenze che potevamo sicuramente sfruttare meglio, però li abbiamo costretti a fare molti cross dentro l'area di rigore dove abbiamo corso pochi pericoli. Poi il secondo tempo è da analizzare da parte nostra, perché è vero che abbiamo giocato tutte e due, però noi abbiamo giocato una partita importante di campionato e loro hanno fatto giocare altri giocatori. Di conseguenza alla fine, all'inizio del secondo tempo, loro hanno alzato un pochettino il ritmo e la qualità è venuta fuori, perché è normale che quando hai la possibilità di determinati cambi di qualità è normale che abbiamo sofferto. Ovviamente il secondo tempo è stato tutto un altro secondo tempo in cui noi poi, una volta preso il gol anche a livello un pochettino mentale, non abbiamo saputo reagire. E poi è passato il 4-3-3? Abbiamo provato a prendere metri cercando di cambiare un pochettino assetto, anche perché avevamo Scipioni che ha fatto una buona partita, però erano tre mesi che non giocava, di conseguenza abbiamo provato a fare qualche cosa di diverso, però questo non ha portato niente. Cioè, di solito nelle ultime partite avevamo prodotto qualche cosa di più, è vero che avevamo giocato in casa. Dobbiamo analizzare anche che noi ci alleniamo e giochiamo su un campo sintetico e oggi visivamente mi sembrava che il secondo tempo eravamo costanti. Cosa le è piaciuto, mister, del Teramo? Ci potrà salvare? Cosa non le è piaciuto? No, la mentalità deve essere questa. Cioè, io non voglio... Io sono arrivato a Teramo e si vive di ricordi. I ricordi sono una cosa bellissima, ma la realtà è una squadra che si deve salvare. La mentalità è quella del primo tempo. Non saremo belli, però abbiamo concesso pochissimo all'avversario. Dobbiamo lavorare su questa consistenza difensiva, di non concedere niente e gli altri se lo devono andare a guadagnare proprio col sudore, e dobbiamo migliorare quando entriamo in possesso di palla, perché abbiamo dei giocatori che hanno la qualità. Non possiamo pensare di dominare le partite, non potevamo pensare di venire a Padova con la qualità e la rosa che ha a disposizione Padova, con il budget che ha a disposizione Padova, e io dicendo tutto con la qualità appunto dei primi giocatori, e pensare di venire qua e fare una partita diversa. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, ci è mancato quel qualche cosa nelle ripartenze, perché sicuramente abbiamo qualità per poter fare meglio.